come nasce la sua candidatura a sindaco? La mia candidatura è nata da diverso tempo, ma è nata maggiormente in quest'ultimo anno e mezzo con la fondazione di Salerno nel cuore. Accanto a questa sigla si sono raccolte poi molte persone, e diversi schieramenti. La mia candidatura nasce innanzitutto da un mio amore per la politica locale, ovvero per l'interessamento che riguarda maggiormente i bisogni della popolazione. Questo che ti sto dicendo, che ero Giuseppe, insieme agli amici qui presenti, quando abbiamo stilato il programma, abbiamo messo tra i primi punti il bisogno, le esigenze della popolazione, specialmente in questo periodo che la popolazione con maggiore difficoltà ha risentito sia del problema Covid e tutte le cose negative che si sono trascinate dietro questo livello. In modo particolare la gente meno agiata, verso le quali va posta sempre l'attenzione di chi sta meglio. Ecco, professore Barranca, la sua è un'espressione civica o ideologica, magari legata a dei partiti politici? Ideologicamente, prima di fare queste 5 ex liste civiche, ideologicamente sono stato e sono un esponente di destra, di centrodestra. Quindi io e tutti gli amici ci raffiguriamo nei valori, nei grandi valori della destra, con valori che ci portano ad essere vicini, a lavorare insieme, a stare a disposizione della gente e del territorio. La mia candidatura nasce da due presupposti. Il primo, che è quello fondamentale, è un principio di base che accomuna tutti quanti, cioè penso che accomuni tutti quanti, la gente, gli amici, i conoscenti, i concittadini che mi conoscono, più volte mi hanno chiesto perché non ti candidi, vista la tua passata esperienza elettorale, visto che sei stato un consigliere comunale, considerato che sei stato un consigliere provinciale, hai fatto delle candidature di servizio, sei un avvocato, conosci quantomeno le leggi, sono stato l'avvocato del comune di Salerno per tanti anni e quindi tutti questi amici conoscenti che mi hanno sostanzialmente incitato a candidarmi e sono stati loro che mi hanno fatto da sprone, come si suol dire. L'altra, non meno della prima, di realtà, l'altro presupposto è stato il senso di responsabilità, il senso di appartenenza e il senso di orgoglio di essere sidernese. Questo è il momento giusto per scendere in campo. Diversi interessi ci sono intorno al comune di Salerno, ma soprattutto bisogna evidenziare come Salerno negli ultimi 10-15 anni sia stato commissariato. Quindi abbiamo avuto diverse volte i commissari straordinari, non certo per loro volontà, ma se sono venuti a Salerno un problema c'è stato, qualcosa è successo, non sono venuti da soli. Ecco, avvocato, la sua è un'espressione civica o ideologica, magari legata a partiti politici? No, io ho due liste, sono due liste civiche, via appartenenza sia del mondo del centrodestra che del mondo del centrosinistra, ma c'è anche il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Io sin da giovanissima sono stata consigliere comunale e gli scioglimenti che si sono succeduti nel tempo e la grave crisi dettata dall'emergenza Covid mi hanno spinta a rinunciare a tanti altri impegni, a qualsiasi tipo di impegno e a dedicarmi esclusivamente alla mia città. Questa è la motivazione che mi ha spinto a candidarmi, oltre al fatto che in un certo senso è una sorta di evoluzione quasi naturale, visti gli impegni politici che ho avuto nel tempo. Ecco, le sue liste sono un'espressione civica o ideologica, magari legata anche a partiti politici, quindi destra, centro, sinistra?
Allora, io credo che la mia storia, diciamo, sia chiara e conosciuta a tutti. Noi non siamo un gruppo che nasce così organizzato per l'occasione. Un gruppo messo assieme già dal 2009, quando nasce il Partito Democratico, qualche anno insomma dopo della nascita del Partito Democratico. Però in questo momento l'impegno politico per la città consente di tenere assieme il mondo dei partiti assieme al civismo democratico. Sì, allora intanto mi è stata chiesta questa disponibilità e la cosa mi ha veramente gratificato molto. Pensavo di aver chiuso con la politica alcuni anni fa, invece questo gruppo di giovani e meno giovani, devo dire, mi hanno chiesto la disponibilità a poter essere il loro candidato a sindaco. E, dopo una fase abbastanza travagliata, devo dire, ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza associativa ma anche politica, perché credo, come diceva Don Milani, che non è sufficiente avere le mani pulite se si tengono in tasca, e quindi ho deciso di fare questo passo. Ecco, la sua espressione civica, ideologica, o legata a partiti oppure no? Assolutamente no, non è legata a partiti, è un movimento civico trasversale, e abbiamo appunto fatto di questa trasversalità un valore aggiunto. Noi pensiamo che Siderno meriti, anche rispetto alle emergenze che stiamo vivendo, una trasversalità positiva che possa chiamare a raccolta tutte le forze sane di questa città.